Dopo che i 159.000 SMS sono arrivati alla fine di luglio alla conformità al reddito della cittadinanza che non avevano più un titolo per riceverlo domani, 32.850 verranno inviati. Questo è stato detto dal direttore centrale della comunicazione INPS, Diego De Felice, ad Agorà su Rai 3. Un altro 40.000 arriveranno da settembre a dicembre. La legge prevede la risoluzione del reddito della cittadinanza dopo 7 mesi nel 2023 nel caso di famiglie che non hanno tra le loro componenti minori disabili o più di 60 e che non si trovano in una situazione di accertato disagio sociale. Overall, circa 240.000 saranno i nuclei a cui verrà comunicata la sospensione del reddito della cittadinanza. L'annuncio degli INP. La legge prevede la risoluzione del reddito della cittadinanza dopo 7 mesi nel 2023 e nel luglio 159.000 erano i nuclei che hanno ricevuto questo SMS. Da domani saranno comunicati a coloro che hanno il 7° mese mensile di agosto e saranno 32.850 nuclei. Il direttore centrale della comunicazione INPS, Diego De Felice, in Agorà Estate su Rai 3, dice così: per quanto qui a dicembre arriveranno altri per circa 40.000. Quindi alla fine ci saranno 240.000 nuclei a cui la sospensione del reddito della cittadinanza sarà comunicata. Aggiunge: reddito di cittadinanza d'addio, cosa arriva alle persone a cui arriva questo SMS? Le persone a cui arriva questo SMS devono andare sul sito web INPS e porre domanda se lo considerano per la misura chiamata supporto per formazione del lavoro. Aggiunge De Felice, che specifica che i dipendenti così chiamati possono essere avviati e accompagnati un percorso di lavoro. L'ultimo pertanto atterra sulla piattaforma INPS, attiva dal 1° settembre, e questo sistema crea la possibilità di iniziare un'attività lavorativa o essere in grado di utilizzare corsi formazione professionale durante i quali si ottiene un beneficio 350 euro, circa 3/4 delle persone che avevano il reddito della cittadinanza. Specifica, lo mantengono e continueranno a percepirlo fino al 31 dicembre. Quindi saranno in grado di richiedere un controllo di inclusione. Chi riceverà l'RDC fino al 31 dicembre?